L'ascensione di Gesù al cielo interrompe un po' la monotonia della presenza di Gesù dopo la sua passione e morte. Risorge, ma con gli apostoli c'è e non c'è. Ma ci sta in dei momenti molto belli, significativi. Prima di ascendere al cielo, Gesù dice agli apostoli di ritornare in Galilea. E lì gli apostoli continuano a esercitare il loro mestiere di pescatori. Mestiere di pescatori. E Gesù si trova lì sulla spiaggia, mentre gli apostoli tornano dal lago, vedono un uomo sulla spiaggia che accende il fuoco e cominciano, forse è il Signore, forse è Gesù. A questo punto Pietro si getta subito in acqua e arriva, è Gesù che sta lì sulla spiaggia. Cosa fa? Accende il fuoco, si fa dare del pesce e arrostisce il pesce. Gesù che cosa fa? Fa il cuoco, arrostisce il pesce per chi? Per quegli apostoli, per quei discepoli che lo avevano abbandonato. Non dice nulla, non riferisce agli apostoli, ma perché mi avete abbandonato? Avrebbe pure potuto dire, mettiamoci una pietra sopra, non ne parliamo più, mangiamo, facciamo amicizia. Del male fatto non se ne ricordano più, non pensano più. Quindi vediamo che l'azione della risurrezione di Gesù, prima di ascendere al cielo, ci dà una testimonianza bellissima, meravigliosa, fare pace. Fino alla fine Gesù ci esorta all'amore. Cosa è stata la vita di Padre Pio? È stato un continuo parlare con i gesti, con la sua vita, di fare pace. Ci sono tanti episodi della vita di Padre Pio nella comunità e anche con gli amici, quando magari dava una risposta abbastanza brusca, fuori posto, poi subito correva al riparo e quindi con le persone con cui si è rivolto in modo poco simpatico prendeva la scatoletta delle mentine e offriva una caramella e poi chiedevo scusa, mi è capitato, sto un po' nervoso, chiedo scusa. Ecco, prima di salire al cielo Gesù ci lascia questo documento bellissimo di non rimproverare gli apostoli degli sbagli fatti, ma addirittura offre la cena. Lui fa il cuoco e arrostisce il pesce. Detto questo, possiamo anche riferirci a Padre Pio che è vero che aveva dei difetti nel comportarsi col popolo e che erano causate proprio dall'invadenza del popolo, però come lui aveva la forza di superarlo? Aveva ogni tanto lo scatto, però sempre superava. Viveva della cena di Gesù Eucaristia, come per gli apostoli. Gesù offre una cena per ciascuno di noi, perché possiamo fare il cammino di serenità, il cammino di gioia, il cammino di conversione. Ci offre la cena, cioè l'Eucaristia, il sacrificio della Santa Messa. Ed ecco perché Padre Pio ha appoggiato tutta la sua spiritualità nel sacrificio eucaristico. La Santa Messa per lui era il centro della sua vita. E in base a questo concetto noi possiamo capire anche perché quando un fedele si andava a confessare e magari faceva accuse di peccati molto gravi e Padre Pio confortava, aiutava
E poi magari quando sentiva il fedele che diceva non sono andato alla messa per parecchio tempo, Padre Pio negava l'assoluzione perché non vedeva un attaccamento ad una conversione totale mediante l'Eucaristia.